Venite, amici, che non è tardi per scoprire un nuovo mondo. Io vi propongo di andare più in là dell'orizzonte. E se anche non abbiamo l'energia che in giorni lontani mosse la terra e il cielo, siamo ancora gli stessi. Unica, eguale, tempra di eroici cuori. Indeboliti forse dal fato, ma con ancora la voglia di combattere, di cercare, di trovare e di non cedere. Cinque secoli di poesia. Andai nei boschi perché volevo vivere con saggezza. Volevo vivere in profondità e succhiare tutto il midollo della vita. Su le bandiere! Signori, quali sono i quattro pilastri? Travestimento, orrore, decadenza, escremento. Oh capitano, mio capitano. Chi conosce questo verso? Non lo sapete? È una poesia di Walt Whitman che parla di Abramo Lincoln. Ecco, in questa classe potete chiamarmi professor Keating o, se siete un po' più audaci, oh capitano, mio capitano. Cogli la rosa quando è il momento. In latino si dice invece carpe diem. Chi lo sa che cosa significa? Adesso avvicinatevi tutti e guardate questi visi del passato. Li avrete visti mille volte. Non sono molto diversi da voi, vero? Stesso taglio di capelli, pieni di ormoni, come voi, invincibili, come vi sentite voi. Il mondo è la loro ostrica. Pensano di essere destinati a grandi cose, come molti di voi. I loro occhi sono pieni di speranza, proprio come i vostri. Avranno atteso finché non è stato troppo tardi per realizzare almeno un briciolo del loro potenziale? Perché vedete, questi ragazzi ora sono concime per i fiori. Ma se ascoltate con attenzione, li sentirete bisbigliare il loro monito. Coraggio, accostatevi. Ascoltateli. Ho un segreto da confessarvi, avvicinatevi. Avvicinatevi! Non leggiamo e scriviamo poesie perché è carino. Noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana e la razza umana è piena di passione. Medicina, legge, economia, ingegneria sono nobili professioni necessarie al nostro sostentamento. Ma la poesia, la bellezza, il romanticismo, l'amore, sono queste le cose che ci tengono in vita. Citando Walt Whitman, o me o vita, domande come queste mi perseguitano. Infiniti cortei di infedeli, città gremite di stolti. Che v'è di nuovo in tutto questo, o me o vita? Risposta, che tu sei qui, che la vita esiste. E l'identità, che il potente spettacolo continua e che tu puoi contribuire con un verso. Che il potente spettacolo continua e che tu puoi contribuire con un verso. Quale sarà il tuo verso? Professore! Scusi! Digli qualcosa. Oh, mio capitano. Signori? Abbiamo dato un'occhiata al suo annuario. Oh mio Dio. Oh, ma non sono mica io. Cos'è la setta dei poeti estinti? I poeti estinti erano dediti a succhiare il midollo stesso della vita.
È una frase di Thoreau che ripetevamo all'inizio di ogni riunione. Ci incontravamo dentro la grotta indiana e leggevamo brani di Thoreau, Whitman, Shelley, i migliori, ma anche dei versi nostri. E nell'incanto del momento il suono della poesia diventava magico. Grazie mille, Perry, per questo giro nel mondo dei ricordi. Bruciatelo adesso. Specialmente la mia fotografia. Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi. Coraggio. È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Anche se può sembrarvi sciocco o assurdo, ci dovete provare. Ecco, quando leggete, non considerate soltanto l'autore. Considerate quello che voi pensate. Osate cambiare, cercate nuove strade. Allora, in aggiunta agli esercizi, vorrei che componeste una poesia. Tutta vostra, un lavoro originale. Allora, a chi tocca adesso? Signor Anderson, vedo che è già entrato in agonia. Avanti, Todd, si accomodi. Non voglio vederla soffrire. No, io poesie non mi sento. Coraggio, si muova, in piedi. Assuma la posizione da ululato. Da ululato. Iop. No, non un ululato, un barbarico iop. Iop. No, andiamo più forte. Iop. Così sembra un topo, avanti, la voce. Iop. Deve ululare da un... Iop! Ecco, così, ecco. Ha visto? C'è un barbaro dentro di lei. No, no, non ha ancora finito. Quella foto dello zio Walt, chi le fa venire in mente? È un pazzo con la bava alla bocca e il suo sguardo mi trapana il cervello. Oh, eccellente. E adesso l'azione, gli faccia fare qualche cosa. Tende le mani e mi strozza. Sì, così, fantastico, fantastico. E non la smette di borbottare. Che cosa borbotta? Borbotta la verità. Certo. La verità è una coperta che ti lascia scoperti i piedi. No, non ci faccia caso, continui con la coperta, mi parli della coperta. Tu la spingi, la tiri e lei non basta mai. Anche se ti dibatti non riesci a coprirti tutto. Dal momento in cui nasci piangendo al momento in cui esci morendo ti copri solo la faccia. E tu piangi e gridi e gemi. Ehi. Ciao. Che ti è successo? Niente. È il mio compleanno. Oggi è il tuo compleanno? Tanti auguri. Grazie. Che hai ricevuto? I miei mi hanno dato questo. Non è il servizio da scrittoio? Già. Sì, è lo stesso regalo dell'anno scorso. La forma è quasi aerodinamica, non trovi? Si sente al tocco. Questo oggetto è fatto per volare. Todd? Il primo servizio da scrittoio che vola da solo. Oh! Io dichiaro risorta la setta dei poeti estinti. Sezione di Welton. Le riunioni saranno condotte da me e dagli altri iniziati qui presenti. Todd Anderson, preferendo non leggere, terrà i verbali sì. delle riunioni. Ma io? Leggerò il messaggio di apertura del membro della setta, Harry David Thoreau. Andai nei boschi perché volevo vivere con saggezza e in profondità, succhiando tutto il midollo della vita e per non scoprire in punto di morte che non ero vissuto. Che è successo? Ho discusso con mio padre. Vuole che lasci la commedia alla Ellie Hall. Hai mai detto a tuo padre quello che hai detto a me? La tua passione per recitare, gliel'hai mai spiegata? Non ci riesco. Perché? Non riesco a parlargli così. Allora reciti perfino con lui. Interpreti la parte del figlio devoto. So che ti sembra impossibile, ma devi parlargli. Devi mostrargli chi sei e che cosa hai dentro. No. E poi la commedia va in scena domani sera, eh? Beh, ci devi parlare prima di domani sera. Io... Non c'è un altro modo? No. Sono in trappola. Io non... No, non è vero. Se noi ombre vi abbiamo offeso,
per poterci dare il perdono. Fate conto di aver dormito mentre queste visioni apparivano e che a mostrarvi i paesaggi immaginari sia stato un sogno. Signori, non ci rimproverate. Se ci perdonate, rimedieremo. Ascoltate l'onesto Puck, se avremo la grande sorte di sfuggire ai vostri insulti, potremo rimediare, signori. Che Puck non è un mentitore. Quindi, buonanotte a tutti voi. Datemi la mano e siamo amici. E Puck i danni vi rifonderà.